ragazzi, e finalmente ben ritrovati con questo 29esimo episodio di Carriera. Sono contento di portarvi questo video e sono infelpato perché fa freddo. Oggi fa freddo e quindi è giusto mettermi la felpa. Allora, ho appena finito gli allenamenti che ho fatto, cioè di solito li simulo, però adesso giustamente sono intelligente e dico: perché simulare che prendono tutti F e quando li faccio prendono tutti A? Facciamoli! E quindi li ho fatti, non hanno preso tutti A, però tranne hanno preso A, Dragoschi, Pjanic e Maximen. Salah ha preso C perché era un esercizio impossibile, e ancora più impossibile era per Declan John, considerando che era il torello e lui è lento, pazzescamente lento, quindi non era un po' complicato. Comunque, allora, dopo il primo episodio della nuova stagione, prima si va per dire, ma diciamo dopo le prime tre partite di campionato che comunque sono andate molto bene, bisogna pensare alla Champions League. Allora, nello scorso episodio, che voi avete chiaramente visto, lo so che l'avete visto, abbiamo collezionato 7 punti, il pareggio beffardo contro il Bologna, dove siamo stati raggiunti al termine con una papera clamorosa di Dragoschi, poi la vittoria convincentissima 3-0 sul Torino e anche la vittoria con la quale abbiamo espugnato San Siro 1-0 grazie al gol di Saliucan. La prossima partita sarà l'esordio in Champions League e giocheremo all'Amsterdam Arena contro l'Ajax, quindi in questo episodio, la prima partita. Giocheremo poi anche contro Empoli e Sampdoria, quindi una in casa e l'altra ovviamente in trasferta. Quindi due di campionato, una in Champions League. Sono curioso di andare a vedere la partita, appunto, come si metterà questa partita di Champions, giusto per vedere anche il livello di questo avversario in Champions League. Visto che abbiamo un girone che avete visto lì in basso a destra ed è composto appunto da noi, dall'Ajax, poi dal Real Madrid ed eccolo qui, dal Lione, che tra l'altro sarà poi il prossimo avversario che affronteremo. Quindi forza ragazzi, andiamo in Olanda martedì 13 settembre 2016 e adesso non so neanche se giocheremo con il 4-3-3, tra l'altro Salah è diffidato, o con il 4-2-3-1, probabilmente col 4-2-3-1. Un caldo benvenuto dall'Amsterdam Arena per l'esordio della nostra Roma in Champions League per questa nuova stagione dopo il fallimento dello scorso anno, dove siamo usciti ai gironi. Caldo benvenuto sia per il meteo, per il clima che si respira stasera, visto che siamo ancora al 13 di settembre, quindi è normale che non faccia poi così freddo e caldo, per la grande atmosfera che c'è qui all'Amsterdam Arena con una splendida scenografia come al solito dei tifosi dell'Ajax. Torniamo a sentire l'inno della Champions dopo praticamente un anno, questo ci fa piacere, questo ci fa assumere parecchie responsabilità per questa sera e per questo girone. L'importante sarà superare il girone, come ho detto poche settimane fa, e poi dovremo giocare ogni partita al massimo, vedere quello che succederà. Questo l'Ajax che scende in campo con un 4-2-1-3 o con un 4-3-3 alternativo, curioso soprattutto il tridente, perché sono disposti praticamente obliquamente e il più avanzato è El Ghazi, che è l'esterno destro. Noi invece proponiamo un 4-2-3-1, un po' di turnover tra l'altro in casa Roma. Maximen esordisce titolare in Champions League, largo a destra, Insigne e Buffal sono gli altri due che supporteranno Higuain, che tra l'altro non è neanche al 100%, De Rossi a sorpresa non è neanche tra i convocati, al suo posto a centrocampo Abdou Azistiam, anche per lui l'esordio, e soprattutto la fascia di capitano ce l'ha Alessandro Florenzi. È tutto pronto per l'inizio di Ajax Roma per questa nuova avventura in Champions League, si parte. John è saltato però, Sereno prova subito a creare uno spazio, poi il tiro deviato due volte al pallone che arriva del Ghazi, col destro il Ghazi sul fondo, il primo squillo dell'Ajax, era in posizione regolare il 21 che ha sciupato una grande palla gol. Magari proprio stasera è una partita che è molto difficile sulla carta. Occhio al Ghazi che la mette in mezzo, Dragoschi smanaccia, poi pallone dalle parti di Fischer, Maximen prima di lui, vuole uscire vanno al piede ma c'è stato un tocco con un braccio da parte dell'ex Monaco, quindi calcio di punizione a favore degli olandesi. La Roma è molto in difficoltà da questi primi 15 minuti, sono in due sul pallone sia il Ghazi che Milik, non parte il primo, parte il secondo che tocca per Gudel, calcia in porta, Dragoschi c'è e poi Maximen per far ripartire la Roma. Declan John, c'è di vicino Insigne, vince un rimpallo Declan John, che poi va via con un numero, in rigore, Declan John, calcia in porta, Declan John, fino in fondo, porta in vantaggio la Roma, l'assolo di John, che ha sorpreso tutti, prima è fortunato nel rimpallo, poi però riesce a saltare con una grande giocata d'avversario, il tiro sul palo e poi in rete, e la Roma passa avanti con il guizzo del gallese, il primo gol in maglia giallorossa, è un gol molto importante nel momento più difficile di questo inizio di stagione, in Champions League contro l'Ajax.
Poi Thiam, ora il guizzo del numero 8 che gli porta via il pallone. Ancora Thiam che insiste, arriva anche in zona tiro, c'è il movimento di Buffal, servito Buffal che la fa scorrere, poi il pallone passa, Buffal dall'altra parte, arriva Insigne! La risposta di Bove, poi Buffal calcia male. Grande possibilità per Insigne. Dicevamo prima che non aveva ancora segnato con la Roma e qui ha avuto una chance. Bravo a rispondere Boer, anche se per carità non ha calciato benissimo l'ex giocatore del Napoli, ma insiste la Roma con Higuaín che va dentro da Buffal. C'è ancora Insigne largo, servito Insigne, palla difficile e mette fuori Van Rin. Bella partita adesso con la Roma che dopo il vantaggio si fa anche vedere più spesso dalle parti difensive dell'Ajax. Pretende troppo da se stesso e finisce per perdere quel pallone. Guder allarga dalle parti di Varin, ecco il cross che arriva, è solo Milik che fa 1-1 in ritardo. Manolas non perdona l'Ajax e arriva il pareggio a 40 secondi, anzi che dico 20 secondi dal termine del primo tempo. Peccato perché sarebbe stato importante chiudere in avanti questa prima frazione, comunque l'Ajax meritava il pareggio per quantomeno per la prima mezz'ora. E allora 1-1, guardate qui, addirittura Florenzi che chiama il fuorigioco, ma non bisogna mai fermarsi. Milik non perdona il pareggio dell'Ajax che arriva al 45esimo. Marin salta a Buffal, vuole trovare il fondo, poi trova il cross alla tre quarti. Florenzi male, arriva Fischer che porta in vantaggio l'Ajax. Vorrei rivedere però perché ero concentrato sui nomi in particolare della telecronaca, e adesso vorrei rivedere un attimo cosa ha fatto Dragoschi. Il tipo di movimento, allora molto intelligente il cross da tre quarti, poi un rimpallo sfortunato e Dragoschi doveva difendere meglio il suo palo. Quindi Ajax in vantaggio con la rete di Fischer, hanno ribaltato tutto. Trova Florenzi, adesso la Roma deve avere la forza di mettere sotto l'Ajax in questi ultimi minuti. Florenzi porta palla, forza ragazzi tutti su. C'è Insigne che si fa vedere e chiama il pallone, servito, riesce a toccarla verso Casares, Casares può arrivare sul pallone, l'anticipo del portiere, la palla in calcio d'angolo, buon guizzo però di Martin Casares che è rimasto avanzato, allora sale anche Dragoschi, bisogna trasformare questo angolo, la palla verso Thiam, Boer prima di lui, attenzione che la porta è vuota ma c'è Florenzi, può provare da lì, Florenzi con il mancino, palo, palo, palo clamoroso di Florenzi, ma anche con il Barcellona l'anno scorso eravamo stati sfortunati. E finisce la partita con l'Ajax che vince, con l'Amsterdam Arena che esulta, con la Roma viene sconfitta e rimonta. Una Roma che non ha giocato una grande partita, abbiamo giocato 20 minuti bene su 90. E peccato perché poi nel calcio contano gli episodi e noi abbiamo preso un palo clamoroso, loro hanno segnato due gol di testa e il Real Madrid ha pareggiato comunque. Quindi non siamo ancora messi malissimo, nel senso che sì, siamo l'unica squadra a 0 punti, però è anche vero che ci basta vincere la prossima con Lione e già saremo messi meglio. Detto questo, allora, intanto concentriamoci su questo episodio e quindi sul restante, sulla parte restante di questo episodio e le due partite di campionato che sono con Empoli e Sampdoria. Allora, cose importanti da analizzare. Il modulo intanto è il 4-2-3-1, abbiamo perso ragazzi, questa è una notizia, soprattutto abbiamo giocato male con il 4-2-3-1. E quindi penso che in Champions League sia meglio tenere il 4-3-3. Almeno questo mi viene da pensare. Comunque, visto che sono tutti in condizione, io opterei per un 4-3-3 anche contro l'Empoli. Per la Roma un inizio tra difficoltà e incertezze, ed è proprio in questi momenti che bisogna avere le capacità dei propri mezzi. Ecco perché vincere oggi non è importante, ma fondamentale. Buon pomeriggio per la quarta giornata di campionato. Questa è Roma-Empoli. Buyuk, spazio per lui al limite, Buyuk salta Nainggolan, poi va in porta, Dragoschi ancora ci mette la mano, arriva Castagna, la palla resta lì, c'è una deviazione di Palmieri e la palla termina in calcio d'angolo, pericoloso l'Empoli dopo 5 minuti, la Roma fa sempre fatica nelle partenze, anche ad Amsterdam era stata questa la difficoltà iniziale dei giallorossi, chiaro che oggi l'avversario è totalmente diverso e quindi la Roma deve avere capacità di imporsi. Come ho detto prima, deve avere delle convinzioni ben delineate. Il pallone è poi gestito da Buce, arriva ancora Croce che va dentro l'area da Buyuk, la mette in mezzo per il colpo di testa! Dato solo da Castan, si defila Buyuk, lo rincorre Castan, riesce a metterla dentro, a vuoto Huk! Gran rischio qui della difesa della Roma, sembrava molto l'azione precedente. È andato questa volta a vuoto il numero 10 dell'Empoli, quindi riparte la Roma con la corsa di Salah che si prende tutta la fascia tra gli applausi dell'Olimpico. Salah ancora, rete rigore, dentro per De Rossi che può calciare in porta. De Rossi piega le mani a Pelagotti che però riesce lo stesso a metterla in calcio d'angolo. Con
ancora Florenzi, fase finale del primo tempo, servizio per Pjanic che poi gli si appoggia, De Rossi, c'è anche il movimento di Nainggolan, gran palla per Nainggolan che sciupa la palla dell'1-0, ma che azione questa della Roma e che tacco di De Rossi a liberare il belga che poi probabilmente voleva scaricarsi per questo periodo sicuramente non positivo, almeno a livello personale. Maiello però riesce a chiuderlo, zona tiro per lui, scarica su Savonara, dentro, posizione regolare di Hook e poi Savonara Dragowski, il primo vero miracolo con la maglia della Roma per Dragowski che ha detto no alla grande possibilità avuta da Savonara e quindi proprio lui a battere il calcio d'angolo quando siamo a poco più di 20 minuti dal 90esimo, Dragowski fa su il pallone. Resiste Pjanic, ha perso l'attimo per mettere dentro questo cross, poi c'è Florenzi al limite, non servito, bene, Pjanic si riprende ancora il pallone, Pjanic, Pelagotti arriva Salah e la palla in rete, la Roma passa in vantaggio con un gol bruttissimo, ma quel che conta è che la palla sia entrata, Mohamed Salah porta avanti i giallorossi, la caparbietà di Pjanic che con molta confusione per ben due volte è andato a recuperare il pallone e poi ha calciato in porta, Pelagotti non benissimo. Salah sulla ribattuta trova il secondo centro stagionale dopo quello che aveva messo a segno contro il Torino. Allora Roma 2, anzi Roma 1, Empoli 0. Come portargli il pallone lo fa? Attenzione che c'è Ricci dalla parte opposta, lo fa correre Benassi, gran palla per Ricci. Attenzione che l'Empoli è scopertissimo, c'è Higuaín al centro, Ricci in aria, Ricci sul sinistro, perde il pallone. Perde un pallone che scottava tantissimo, gran possibilità per Federico Ricci che anziché passare palla ai suoi compagni è stato egoista e l'ha persa. Attenzione però alla continuità dell'Empoli con Savonara fuori gioco di Camporese e qui ringraziamo. Mamma mia, mi scuso io perché pensavo di saltare l'uomo lì con Ricci. Ma vedete qui per un eccesso di egoismo ne ho rischiato veramente di compromettere un'intera partita. Ricci ora vuole rifarsi, serve Higuaín. Buona questa palla di Federico, allora Higuaín può puntare il suo avversario, Higuaín non vuole saltare, poi prova a calciare in maniera strana e il Pipita la chiude e si è inventato il gol del 2-0, Gonzalo, Pipita, Higuaín, Roma 2, Empoli 0, la partita finisce qui e il suo ex compagno di squadra Insigne lo abbraccia, il suo ex compagno di squadra a Napoli perché sono compagni di squadra pure adesso, ma che gol ha fatto Higuaín che se l'ha inventato, la palla gli era rimasta dietro, allora l'ha alzata. Con un pallonetto non poteva farci nulla il portiere dell'Empoli, una carambola particolare, Pelagotti neanche la vede, Roma 2, Empoli 0. Roma che comunque vuole chiudere l'attacco questa partita con Ricci. Ancora Ricci, centralmente sta partendo Emerson, addirittura in offensiva, mette giù Emerson! Emerson Palmieri, 3-0 per la Roma, sono contentissimo per lui, all'esordio in questa stagione, trova anche lui il gol. Un altro terzino sinistro dopo Declan John e sono contentissimo perché troverà fiducia visto che deve essere il secondo di John e qui è rimasto avanti dopo gli sviluppi precedenti della punizione. Bravissimo Ricci ragazzi, bravissimo Ricci che ha sbagliato prima con eccesso di egoismo ma qui si rifà e confeziona un assist al bacio per Emerson Palmieri, 3-0 per la Roma, stesso risultato di Roma-Torino. 2 su 2 positive all'Olimpico, la Roma comunque sta volando in campionato 10 punti per i giallorossi che oggi non hanno giocato una gran partita nel primo tempo. Poi siamo usciti piano piano nella ripresa, è stato importante trovare il gol del vantaggio e poi ci siamo distesi meglio, però non possiamo sempre sperare di andare in vantaggio. Bisogna giocare meglio ragazzi perché è importante, intanto lo sottolineo, che vinciamo pur giocando non al 100%, però bisogna cominciare a giocare bene perché poi in Champions ti accorgi che il gioco è importante e per chiudere la parentesi di questa partita, comunque anche l'anno scorso con l'Empoli avevamo faticato, avevamo vinto solamente 1-0 qui in casa e nel finale aveva deciso di Turbe che tra l'altro adesso è infortunato quindi sarà importante anche il suo ritorno quando ci sarà e poi avevamo perso da loro 3-1 quindi non era scontata questa partita, ci ho pensato dopo, ma è importante aver portato a casa questi 3 punti, quindi forza ragazzi, adesso andiamo a giocare la prossima contro la Samp. Questo 4-3-1-2, quindi con Soriano alle spalle di Muriel e Sansone, Fernando a centrocampo che darà sicuramente molta fisicità. Noi invece a centrocampo abbiamo anche un bel po' di turnover. Adesso vediamo comunque la nostra formazione: Dragowski tra i pali, Florenzi, Magir, Castan e Declan John in difesa. De Rossi è praticamente l'unico titolare del centrocampo perché poi viene supportato da Wenger e Uchan. In attacco invece Ricci convince dopo le ultime buone uscite e prende il posto di Insigne che è ancora a secco tra l'altro con la Roma. Comunque
comunque parte dalla panchina e quindi avrà la possibilità, entrando a partita in corso, di sbloccarsi. Magari sarà meglio per lui entrare dalla panchina, avrà meno pressioni. Comunque tutto pronto per l'inizio di Sampdoria-Roma e si comincia con i giallorossi nel possesso. Devo dire, ottimo avvio della Roma, che solitamente ci aveva sempre lasciato un po' perplessi. Adesso attenzione però al buco clamoroso di Declan Jones, di Salah, penso poi Muriel e Dragoschi in calcio d'angolo. Grande palla gol in contropiede per la Samp. Il buco clamoroso al centrocampo l'aveva lasciato Ben Kerr, quindi né Salah né Declan Jones. Poi bravo Dragoschi a rispondere, si sta allenando molto su questo tipo di situazioni in uno contro uno in settimana Dragoschi, e finalmente si vedono i miglioramenti. Attenzione ancora cross Dragoschi, riporta via il pallone, ottimo guizzo di Salì, che poi è verticale di Higuain. Ha sbagliato totalmente il movimento di Silvestri, e quindi Higuain, e il pipita Higuain lo sbaglia, secondo gol di fila, e porta in vantaggio la Roma dopo 8 minuti. Vantaggio comunque importante e meritato per i giallorossi, che stavano giocando un gran calcio nei primi minuti. Sicuramente siamo partiti molto più aggressivi noi rispetto alla Samp. Qui bravo Ciana a mandare in porta il pipita, che poi non può sbagliare, porta avanti i giallorossi, quindi al minuto numero 8, Sampdoria 0, Roma 1. C'è largo Florenzi, con la trivella De Rossi per Florenzi, che da lì può anche pensare a calciare. Poi va da Higuain, arriva dentro Florenzi, grande palla per Florenzi, in aria Florenzi, la lascia lì, dalla traversa clamorosa di Declan Jones. Poi arriva Higuain, che colpisce male, Fernando però la tiene dentro, e quindi poi Alisson se la riprende. Che traversa che ha preso Declan Jones! È andato sicuramente con troppa foga sul pallone, doveva essere più preciso, sarebbe stato importante raddoppiare adesso. Muciano recupera ancora un ottimo pallone, poi allarga per Salah. Attenzione a Mohamed, che può rientrare, c'è De Rossi che invoca il pallone, servito De Rossi, può calciare in porta! Ormai è una garanzia, quando ha il pallone diventa sempre gol. Danielino De Rossi con la fascia di capitano, fa 2-0 al 27esimo, e quindi un gol che ci fa stare veramente più tranquilli. Lo dicevamo prima che è importante raddoppiare. Sono contentissimo più che altro di come stiamo giocando, ragazzi. 2-0 per noi, strameritato. Servito da Declan Jones, che passa in qualche modo. John dentro per Ucian, dietro per Higuain. Mamma mia, che giocata di Ucian, che poi però non è riuscito a trovare benissimo Higuain, che probabilmente non se l'aspettava e ha dato troppa potenza a quel suo mancino. La Roma comunque veramente straripante in questa partita. Via. Poi lascia partire il cross, è solo nel rigore Barreto. Barreto lascia lì a Sansone che la palla sul sinistro. Ancora Sansone. Sansone! Trova il gol dell'1-2. Sansone. Qui ce lo siamo persi in aria, troppo spazio lasciato alla Sampdoria in questa fase finale del primo tempo. Più che altro mi dà fastidio perché questo è il secondo gol che abbiamo subito in questa stagione. Entrambi li abbiamo subiti in trasferta e soprattutto prima di questa partita, l'unica volta che abbiamo preso gol non avevamo vinto, ed era Bologna-Roma all'esordio. Poi non abbiamo più preso gol, abbiamo vinto 3 partite di fila e adesso abbiamo preso gol. Quindi speriamo non succeda nulla di strano, anche perché sarebbe beffardissimo visto che la Roma ha stradominato questo primo tempo. Movimento centrale di Herrera, servito da Higuain, dentro grande azione della Roma, Declan Jones! Ha sbagliato il primo, dove ha preso la traversa, ma questa volta la butta in porta. Sampdoria 1, Roma 3, è il gol della tranquillità che arriva a 20 minuti dalla fine. E questo giocatore mi piace tanto perché si propone tanto in zona offensiva, ma come ha fatto Emerson, e quindi io voto 4-3-3, ragazzi, perché con il 4-3-1 si fa molta più fatica. Ma guardate qui ancora come si inserisce Declan Jones, questo è il primo centro nel campionato, il secondo stagionale, dopo quello firmato sempre con un gran sinistro in Olanda contro l'Ajax. Quindi sono contento, come ho detto prima, dei nostri terzini perché sono molto propositivi. 29 metri, è pronto Insigne, va la pulce sulla barriera, pallone dalle parti di Florenzi che vince un contrasto, ancora Florenzi, no, che resta in attacco, ancora Insigne. In zona tiro Insigne, prova a giro, Silvestre, calcio di rigore. Calcio di rigore per la Roma. Il tocco con la mano del capitano della Sampdoria. E quindi c'è anche la chance per il poker. Secondo rigore di stagione per la Roma, sempre Florenzi dal dischetto. Parte Florenzi, come a Bologna, dalla stessa parte, nello stesso modo, 4-1. La Roma gara il poker. E sono anche 4 di fila le vittorie, quindi poker in totale 4-1 per noi a Genova. Roma molto convincente contro la stessa Sampdoria che era stata la nostra avversaria peggiore nella passata stagione. Ma non c'è più tempo, vince la Roma e straconvince. Abbiamo risposto molto bene alla chiamata
che avevo posto io prima di questa partita, ovvero importante giocare un grande calcio. Oggi veramente abbiamo stravolto la Sampdoria, vittoria molto convincente. Meglio di così non potevamo presentarci alla sfida di Champions, che chiaramente vedrete come al solito nel prossimo episodio contro il Lione, che giocheremo in casa allo Stadio Olimpico, e quindi anche lì sarà importante trovare i primi 3 punti davanti al nostro pubblico. Comunque, signori, siamo arrivati al termine di questo video. Io vi ricordo che abbiamo giocato di venerdì contro la Samp, e quindi non abbiamo assolutamente scuse, perché contro il Lione dobbiamo vincere, saremo in condizione massima. Io vi invito a lasciare un mi piace se questo video appunto vi è piaciuto, poi lasciatemi un commento qui sotto nei commenti, pensate, le parole non le hanno inventate a caso. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, vi ricordo di passare in descrizione per tutti i link, io vi rimando ai prossimi video e bella regà! Non il controllo di Lorenzo, che poi alla partita che la gioca, mettila dentro! Pezzo Higuain! Che butta giù la porta!